Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi parliamo della mia makeup bag, tutto quello che uso quotidianamente contenuto in questa pochette che ha visto giorni migliori da lavare, e tutto quello che uso mi serve per fare questo trucco, che è il mio trucco praticamente da tutti i giorni, con qualche variante magari in giornate in cui voglio qualcosa di diverso, però sono tutti prodotti rodati. Tempo di realizzazione massimo 15 minuti, dai 10 ai 15 a seconda del fatto che faccio gli occhi o no, e sono tutti i prodotti che mi piacciono di più, quelli di cui sono assolutamente sicura, che mi danno un ottimo risultato, una durata da mattina a sera, che non devo ritoccare, che non mi, insomma, non mi fanno brutti scherzi. Li ho divisi tutti in categorie, adesso iniziamo. Iniziamo dal primo prodotto che vi faccio vedere, che è questo qui. Questo è un gel che io utilizzo come primer, ma in realtà si può utilizzare in vari modi. Il brand è Sai, lo trovate su Cult Beauty, questo marchio. E io ho preso questo Glowy Super Gel nella colorazione Star Glow, fanno anche una variante più bronze, che però quando volevo quella, ma in realtà era sold out, e quindi ho ripiegato su questo e ho fatto bene, perché è un prodotto che sicuramente andrò a utilizzare anche in inverno per togliere un po' di grigiore, pallore, piattume al viso. È un prodotto che io utilizzo sotto alla base e mi dà proprio questo effetto glass skin, pelle luminosa. È un ottimo anche primer, perché mi tiene bene tutto quello che vado a mettere dopo, quindi ve lo consiglio. Questa è la mini size, vendono anche la full size, però io per provarlo, ovviamente quando c'è la possibilità, preferisco sempre prendere la taglia piccola. Passiamo poi ai correttori. Allora, questi sono tanti, vi faccio vedere, può sembrare che io abbia la malattia dei correttori, ma in realtà i prodotti per la base sono i miei preferiti in assoluto, e quindi ne ho vari, perché a seconda della giornata, a seconda del colore, di quello che voglio, adesso ho dove andare a pescare. Primo correttore, vi faccio vedere questo di Charlotte Tilbury. Questo qui in realtà è un corrector, quindi è un colore che va a neutralizzare l'occhiaia. C'è in varie colorazioni, ho preso la 1 Fair, vedete che ha questo colore aranciato pescato, che è perfetto per neutralizzare il blu. Non lo uso tutti i giorni, lo uso solo quando magari mi sveglio con delle occhiaie un po' più pronunciate. L'ho preso in sostituzione del mio preferito di Becca, il Brightening Under Eye qualcosa, che non facevano più, non era ancora uscito Smashbox, che riproponeva alcuni prodotti di Becca virali, e quindi avevo preso questo. Mi piace, ma preferivo quello. Poi due correttori che ho utilizzato praticamente tutta estate, che in realtà sono prodotti che io uso spesso, che acquisto, e sono i correttori di NARS. Questo è il Radiant Creamy Concealer, ve l'ho già fatto vedere tantissime volte. Sono due colorazioni, sono quasi finiti tutti e due. Uno è il Vanilla e l'altro è il Crème Brûlée, che avevo preso per l'estate pensando che andasse bene al posto del vanilla, invece no, perché il vanilla è molto luminoso e illuminante proprio come correttore, mentre questo aveva questo sottotono caldo che non si sposava proprio bene insomma, nel contorno occhi, non mi dava l'effetto che volevo, ma l'ho utilizzato sul viso. Questi due insieme, poi mischiati insieme, erano il colore perfetto, quindi ne ho due che ho utilizzato praticamente insieme. Radiant Creamy Concealer di NARS, uno dei miei correttori preferiti, mi piace. Il correttore, per essere nel mio podio dei preferiti, deve essere un prodotto che non segna, leggero, coprente ma non troppo, comunque luminoso, un prodotto che non si muove, resta lì dove lo mettete, e quindi lui ha tutte queste caratteristiche. Come anche questo è un prodotto che sto finendo, questo l'ho conservato da utilizzare in inverno perché è molto chiaro come colore, è il Luminous Seal Concealer di Armani, la colorazione 3, molto chiara, che io utilizzavo più come tocco finale, diciamo, per andare a illuminare alcune zone del viso. È un buon prodotto, anche questo molto leggero, un po' simile a quello di NARS, a questi, un po' simile ma non identico. E quindi se cercate un correttore potete provarlo, anche questo è molto buono.
Visto che sto praticamente finendo quelli di NARS, mi sono portata avanti e ho già acquistato il correttore che andrò ad utilizzare nei prossimi mesi. E volevo provare questo perché ne ho sentito parlare bene, l'ho visto in azione e mi piace, ed è quello di Dior, il Forever Correct, nella colorazione 2N. 24 ore, idratante, creamy, full coverage. Questo l'ho già sbocciato, l'ho già provato una volta, è molto più coprente rispetto a tutti gli altri correttori che ho e secondo me con questo potrò fare anche il viso. Cioè io quando non voglio mettere fondotinta o crema colorata, che vi faccio vedere dopo, utilizzo il correttore solo dove voglio ritoccare alcune imperfezioni e questo secondo me si presterà molto molto bene. Correttore che ho utilizzato appunto per fare il make up no make up, io utilizzo i correttori tutta estate, è questo, questa palette, eccola qua, di MAC. All'interno ci sono gli Studio Finish Concealer, questa è la colorazione NW25NC30. Avevo questa palettina proprio perché lo Studio Finish anche è tra i correttori che mi piacciono di più, che ho provato negli anni, e questa combo era perfetta per il viso, mixate insieme, utilizzate da solo singolarmente, insomma a seconda del colore che prendevo durante quest'estate facevo i miei mix. E questi erano i correttori. Passiamo al fondotinta. Allora, abbiamo due prodotti. In realtà ne abbiamo tre, ma sono colori diversi. Il prodotto che mi è piaciuto di più in tutta primavera, proprio per l'effetto che mi lasciava sul viso, è questo di NARS. Questa è la crema colorata. Si chiama Pure Radiant Tinted Moisturizer nella colorazione Gotland 1.2. È una crema colorata con fattore di protezione 30, anche se comunque io sottometto sempre la mia protezione solare. Questa stesa con le mani dà quell'effetto coprenza leggera, ma un po' stratificabile, quasi media. Non aspettatevi una coprenza alta. Però rispetto alla gamma di altre creme colorate che ci sono in giro, questa è leggermente più coprente e mi è piaciuta molto, dura abbastanza, non dura quanto un fondotinta full coverage a lunga tenuta ovviamente, però dura, l'effetto sulla pelle mi piace, è molto luminoso anche questo. Mentre fondotinta che ho utilizzato sia in estate, quando volevo applicare il fondotinta, che adesso in questa stagione in cui inizia a essere un po' fresco, la base sicuramente mi dura un po' di più, è questo qui. Questo è il Luminous Silk di Armani, che io avevo comprato, vedete che ho due colorazioni, adesso vi spiego perché. L'avevo comprato e scoperto a fine estate dell'anno scorso e avevo preso il colore che mi andava meglio, il 5.5. Non avevo acquistato d'inverno il colore più chiaro perché avevo altri fondotinta da smaltire, quindi ho preferito lasciarlo per un secondo momento, ed è arrivato quel secondo momento perché nel frattempo l'inverno scorso ho finito altri fondotinta e mi sono ricordata di acquistare questo che è il 4 ed è la mia colorazione invernale. E adesso li sto mixando insieme, cioè man mano che perdo il colore, perdo colorito e perdo abbronzatura, faccio più o meno dosi di 5.5 nel 4, come anche oggi. Questo è quello che ho oggi sul viso. Per applicarlo, mentre la crema colorata preferisco applicarla con le mani, il Luminous Silk, anche se è bello sia col pennello che con le dita che con qualsiasi cosa, lo utilizzo con la mia spugnetta. Queste sono le mie spugnette, io le compro in serie su Shein e mi arriva un multipack a una cifra irrisoria. E poi vi faccio vedere questo porta spugnetta. Questa la trovate da Primark, è roba di questi giorni perché l'ho comprata proprio recentemente, e vendono anche il porta pennelli sempre fatto così in silicone, costano pochissimo, andate, fate scorta. Io ne ho comprati tipo 3 pezzi di porta pennelli, 2 di porta beauty blender, e non mi sporca da nessuna parte, lì tranquilla, lei respira, cioè respira, prende aria, belli, belli, ve lo volevo segnalare. Ciprie. Allora, io ciprie ho da mesi queste di Laura Mercier. Sono due, perché sono due tipi diversi. Intanto per applicarli sempre il solito triangolino, puff, quello che voi andate a prestare, anche questo lo trovate su Shein, multipack, vi arriva veramente un bustone di questi cosi, quindi
quando lo buttate, se dopo tanti lavaggi non lo volete più utilizzare. E io utilizzo la cipria per il viso, che è questa classica, famosa, storica, la Translucent Loose Setting Powder nella colorazione Translucent. E mi piace, è un'ottima cipria, fissa bene, non ha né un effetto luminoso né un effetto matte, è una cipria fissante molto, molto buona, per quello che mi serviva va benissimo, ma la vera scoperta è stata questa piccolina, che non è una mini taglia, è proprio la cipria, la quantità, che come potete vedere ho usato abbastanza, sempre Laura Mercier, ed è la Secret Brightening Powder for Under Eyes. Questa è per i contorno occhi. In realtà io la utilizzo in tutta questa zona, quindi contorno occhi, palpebra, faccio così col triangolino e poi faccio così. Quindi tutta questa zona centrale, perché è una cipria che fa spaghire i pori. Levica tantissimo, ha un bel effetto, non secca il contorno occhi, non segna, è magica, cioè è bellissima questa. Questa proprio per più di questa, sinceramente, perché questa alla fine sta nel mazzo, è una buona cipria, ma non è la migliore del mondo. Questo consiglio spassionato. Poi, prima di in realtà fissare tutta la base, io utilizzo questo prodotto, che è un bronzer in crema. In realtà a volte mi dimentico e lo uso dopo e non crea assolutamente nessun tipo di problema, nonostante la regola del crema su crema, polvere su polvere. Questo infrange la regola ed è sempre un prodotto di Sei, lo stesso brand di questo gel. Ed è il Sun Melt Natural Cream Bronzer nella colorazione Medium Bronze. Che adesso, vista così, io la sto guardando e sembra, Madonna, terracotta pura. In realtà no. È talmente leggero, sottile come crema, poco pigmentato, che io non ho mai fatto danni. Lo applico col pennello, non ho fatto macchie, è stratificabile. Ed è un bel colore, io l'avevo comprato appunto per quest'estate, quindi volevo questo effetto abbronzato anche se non lo ero. E continuo ad utilizzarlo adesso perché mi dà proprio quell'effetto baciata dal sole. Probabilmente, ma non è detto, comprerò la versione light per l'inverno. Adesso vediamo se l'inverno mi va ancora di fare sta cosa o no. Blush. Parliamo subito di lui perché lui si merita proprio sempre il primo posto. MAC Mineralize Lovejoy. Che so, non so che numero è di prodotto acquistato. Lovejoy di MAC, uno dei miei blush preferiti. I Mineralize di MAC sono i miei blush preferiti perché durano tantissimo, sono luminosi ma non troppo. Leggeri, si sfumano benissimo e stanno lì sulla pelle da mattina a sera, quindi non c'è rischio che tornate a casa che non c'è più il blush, come a me è successo tante volte con altri prodotti. Mineralize Lovejoy, questo bellissimo colore che non ha bisogno di presentazioni. Poi, prima di Lovejoy, io amavo un altro blush, sempre Mineralize di MAC, ed era Warm Soul. Allora, io mi ricordo che parlo veramente di tanti anni fa. Era venato, c'erano delle venature nella cialda, come Lovejoy quando è nuovo. Questo non lo è. E quando l'ho aperto mi sembrava pallido. Io ho detto, ma era questo? Cioè, questo mi piaceva? Quando poi l'ho applicato e l'ho preso quest'estate, non si vedeva. Non si vedeva. Ho detto, boh. Mi sono documentata e non sono l'unica a pensare che non sia più lo stesso punto di colore. Cioè, il prodotto è questo, il colore è questo, ma rispetto a vecchi Warm Soul non è lo stesso. Spero che quest'inverno, quando si toglie tutta la mia abbronzatura, si vedrà, perché al momento ci sono rimasta molto male. Non è lo stesso. Ora io non so che cosa è successo, se Max si è persa la lista degli ingredienti quando l'ha fatto, boh. Se non trovano più evidentemente un pigmento che utilizzavano per formulare, non lo so, non è lo stesso.
vediamo, vi farò sapere, vi terrò aggiornati su questa cosa, perché quest'inverno non vedo l'ora che arriva l'inverno anche per questo. L'altro blush che utilizzo è un punto di rosa, un rosato, ma in realtà molto naturale, di Estée Lauder. Questo è Pure Color Envy, ci sono solo questi, 420 Rebellious Rose. Ed è un rosa, ma comunque non un rosa Barbie, un rosa naturale, gote sane. Anche questi di Estée Lauder sono da anni i miei blush preferiti, profumeria classica, no? Dei marchi che trovavamo in profumeria anni fa, prima di Sephora. E sì, mi piace molto. Poi passiamo alle sopracciglia. Allora, io ho sempre la dermopigmentazione, che ormai sta un po' sbiadendo, ma ho sempre il disegno. Quindi, per disegnare, seguo il vecchio disegno e utilizzo questo prodotto qui, di Astra. Questo è il Geisha Brows Crema Gel Sopracciglia. Come potete vedere, è molto amato. In condizioni pietose. Comodissimo per chi ha il pennello, e voi lo applicate in maniera meravigliosa con il suo pennellino proprio e resta lì tutto il giorno. La colorazione è la 02 brown, l'ho presa perché io di Astra usavo una matita, non c'è mai quel colore. L'ultima volta che sono andata per acquistarla l'avevo proprio finita la mia e quindi dovevo prendere qualcos'altro. Ho detto vabbè, tamponiamo con questo, che se non mi piace lo uso come ombretto. In realtà no, ottimo, ricomprerò questo piuttosto che la matita. Occhi. Allora, passiamo subito al mascara perché ne ho solo uno. Ho finito tutti i miei mascara, sono molto fiera del mio progetto di smaltimento prodotti perché riesco a finire tutto senza doverlo buttare perché è andato a male. Mascara Yves Saint Laurent Clash, ma non il nero, il marrone, il numero 2. L'ho preso perché finalmente un bel marrone, nel senso che vi faccio vedere. Questo è l'applicatore. Un po' cicciotto per i miei gusti, è un volumizzante, però le separa comunque bene, quindi dà comunque quell'effetto pulito che mi piace. Ho preso questo perché a me piace il mascara marrone da tutti i giorni, anche perché faccio un trucco occhi tutto marrone, quindi un po' questo tono su tono mi piaceva. E di solito, quando si compra il mascara marrone, diciamo la versione marrone di un mascara nero, sono sempre marroni scuri, testa di moro, sono quasi dei mascara neri che non ce l'hanno fatta, mentre questo no, questo è proprio un mascara caldo, un marrone caldo, un punto di marrone bello, 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 bello marrone. Vedete, ve lo faccio vedere, tanto ve l'avrò fatto già vedere in qualche close up, bello, e quindi ho detto lo provo, mi è piaciuto sia il colore che il mascara. Adesso devo comprare un mascara nero, non penso di ricomprare questo, penso di andare su qualcosa che conosco, perché sì, quello mi piace, ma lo spazzolino preferisco altro. Passiamo alle matite occhi, poi mancano le ombrette e abbiamo finito. Matite occhi sono queste. Allora, la classica matita marrone con la quale ho fatto anche il trucco occhi è Teddy di MAC, l'iCall, io la applico sulla rima, insomma, delle ciglia, sulla palpebra, sfumo col dito, la riapplico, metto il mascara, fatto. E questa mi piace. In passato avevo utilizzato Teddy, poi avevo fatto uno stop, avevo preso Costa Riche, che è un marrone più caldo, ma in realtà ho ripreso Teddy perché mi piace di più. Poi un eyeliner marrone, che in realtà non è un eyeliner marrone, e io me lo ritrovo non perché volessi un eyeliner marrone, ma questo è un prodotto di NYX, si chiama Lift and Snatch, è una penna per le sopracciglia, sono queste pennine, vedete, piccoline, che servono proprio a ricreare il pelo, colore espresso. Io non sono capace di utilizzare, cioè di creare il pelo, ma in realtà non mi piace neanche il pennello sulle sopracciglia come effetto, non lo so. Vabbè, ho voluto provare e non mi sono trovata, ma è un perfetto eyeliner perché ha una punta talmente sottile. Voi riuscite a fare un disegno perfetto, un bel marrone, quasi testa di moro, quindi un eyeliner nero che non ce l'ha fatta, perfetto, e resta lì tutto il giorno. Quindi non per l'uso, non per usarlo sulle sopracciglia, ma come eyeliner, consiglio. E poi ho due matite, diciamo le cose più colorate che ho nella makeup bag, sono queste due matite di Shigrem che mi avete visto in questi mesi, anche quest'estate, le usate tantissimo. Sono delle matite retraibili
trovate su Shein, quindi sono della linea makeup, costano neanche, forse arrivano a un euro, una cosa del genere, pochissimo. Hanno persino il, cioè sono fatte proprio bene perché hanno poi anche il temperino per la mina, colore rosa e arancione. Le ho prese, ho detto proviamo, ma sono ottime, cioè resta tutto il giorno. Io faccio proprio dei punti di colore così, oppure lo uso come eyeliner e resta lì tutto il giorno, non se ne va, non si sposta. E non... buone e belle, pigmentate, piene, proprio il colore che voi vedete nell'assuccio è quello che poi avete sugli occhi. Ombretto in polvere. Allora, io non ve l'ho detto, ma qui dentro non troviamo nessuna palette occhi. Perché io giorno quotidianamente non le utilizzo. Io ho una collezione, un mezzo cassetto pieno di palette occhi che acquistavo prima di capire che tanto a me toccare gli occhi non piace. Mi dispiace tenerle lì, però sinceramente magari in una palette mi piacciono due colori o mi serve un colore solo, quindi non ha senso che io mi tenga tutto il... questa palette nella pochette che mi occupa solo spazio, e quindi tendo ad acquistare ultimamente colori singoli. E infatti abbiamo un bellissimo color burro che è difficile da trovare, di Astra, anche questi costano una fesseria, il prodotto è anche molto molto buono. Il numero 9 sono gli ombrettini di Astra, questi qui, quindi se cercate un burro che uso tanto è il numero 9. E poi un ombretto marrone mono di MAC, che è questo qui. Questi sono però non i classici, vedete che hanno il pack, quasi sembra vellutino e non lucidi. Sono i Powder Kiss Soft Matte Eyeshadow, sono pigmentatissimi, io li ho swatchati in negozio quando stavo scegliendo il marrone che volevo. Erano tutti super morbidi, pigmentati, non fanno polvere assolutamente. Questo marrone qui è il Give a Glam. Poi un altro ombretto in polvere, che in realtà è stato uno sfizio questo qua, lo sapevo che potevo trovare altro a meno, ma in realtà mi andava di dare questi soldi a Charlotte Tilbury per questi pop shot, sono usciti l'anno scorso, beh, pack bellissimo, tutte le pietrine, brillantini, voi pagate il pack. Questi sono usciti ed erano appunto dei topper, degli ombretti da mettere sopra altri ombretti o da soli. Si chiamano Hypnotizing Pop Shot. Questo è... la colorazione è Smoky Quartz, che è appunto questo marrone grigio, questa carica di brillantini che io uso tanto anche sulla matita. Metto la matita e poi magari metto un po' di brillantini e porto un trucco da giorno o un trucco da sera. Molto belli, insostituibili? No. E poi altri tre prodotti. Allora, due sono dei paint pot classici, vecchia scuola, di MAC. Uno è Indian Wood, che io avevo, che ho tirato fuori quando ha tornato di moda il latte makeup. E questo è un bronzo dorato, caldo, marroncino, bello, bello carino. Quindi ce l'avevo in una collezione, rimesso a posto. E l'altro invece è il mio preferito, perché è proprio una combo che faccio. Allora, si è spento tutto e non so dove ero rimasta. Comunque, stavamo dicendo che questo mi piace molto. È un anno che lo uso, sì. Sì, sì, proprio un anno. Settembre compie un anno, perché l'ho provato l'estate scorsa, però ho comprato settembre, sì, un anno. E mi piace tantissimo. Fa durare il trucco tanto. Super approvato in estate. Cioè, in estate a me la base, anche fatta solo con il correttore, con sudore, umidità, 80 gradi, durava, cioè tornavo a casa in condizioni, non ero sciolta, quindi super super. Se è l'unico spray fissante per il make up che io poi ricomprerei, perché tutti gli altri non li avevo trovati, non so, non ci credevo molto in questo genere di prodotti, perché quelli che avevo provato evidentemente per me non andavano bene, ma questo sì, questo mi ha convertita.
Questo era tutto quello che c'era. Non ci sono prodotti labbra perché io avevo registrato delle storie che ho salmato in evidenza su Instagram dove avevo fatto vedere tutto il contenuto della mia makeup bag, che in realtà è una fuscettina piccolina che tengo sempre in borsa. E il contenuto non cambia mai, finisco e ricompro perché mi piacciono quei prodotti, quindi continuo a ricomprarli. E vi rimando a Instagram per quello, non aveva senso adesso perdere 10 minuti a farvi vedere ogni singola matita. Comunque, se poi vi interessa, casomai vi registro un video solo su quello, fatemi sapere. Io vi saluto, vi ringrazio di aver visto il video e ci vediamo al prossimo.